stop al progetto di fusione di Cossogno con Verbania, lo hanno decretato le urne, referendum flop a Verbania dove non è stato raggiunto il quorum, l'affluenza è stata bassa, poco meno del 13%, di questi l'89,97% ha detto sì, a Cossogno dove non c'era quorum hanno votato 408 persone, 220 no, la maggioranza, 183 sì. Il sindaco Marchionini, non abbiamo scaldato i cuori, argomento tecnico, altre amministrazioni dovranno ritornare sulla questione, il collega Camossi ha aggiunto, i numeri parlano chiaro, sono dispiaciuto. L'esito referendario a Cossogno e Verbania ha scatenato una serie di reazioni. Brinda il comitato del no, da sempre a difesa dell'identità del piccolo comune collinare. A Verbania lo scontro è tutto politico. Da Cristina Immobilli, passando per i consiglieri del Fronte Nazionale, tutti attaccano il sindaco Marchionini. I grillini invitano tutti invece ad una riflessione e parlano di una sconfitta bipartisan. Duro comunicato anche dell'aspirante candidato sindaco del centrodestra, Albertella. Una donna è stata denunciata dai carabinieri di Stresa, sarebbe l'autrice del furto messo a segno ai danni di un ristoratore di Stresa. A denunciare il fatto è titolare dell'esercizio. Indagini lampo, in poche ore militari della stazione stresiana hanno identificato e denunciato a piede libera la donna, a casa della quale i carabinieri hanno rinvenuto il denaro che è stato restituito poi al legittimo proprietario. I treni merci in transito lungo la tratta ferroviaria del Sempione aumenteranno nei prossimi mesi, ne transiteranno 90 in più al giorno. L'annuncio è stato dato questa mattina al tavolo aronese convocato dal sindaco Gusmeroli. Altra notizia negativa, il materiale rotabile non subirà sostituzioni almeno sino al 2020. I sindaci, una ventina, presenti all'incontro hanno espresso preoccupazioni per le notizie ricevute. Frana delle Quarne, sopralluogo dei geologi, la situazione rimane complessa. La strada provinciale sarà percorribile a senso unico alternato e con servizio di guardiania anche nei prossimi giorni. Permane lo stato di pericolosità anche a valle, nella frazione di Cireggio di Omegna. Qui una famiglia dovrà lasciare la sua abitazione nel caso di nuove piogge.